immediatezza e poesia a braccetto, un successo annunciato per l'inaugurazione del Piacenza Jazz Fest allo spazio Rotative di Libertà, tutto esaurito. La 13ª edizione del festival targato Piacenza Jazz Club si è aperta sabato sera con un concerto emozionante. In scena la Bruxelles Jazz Orchestra, i 16 migliori solisti della scena jazz belga raccolti attorno alle più belle composizioni del pianista romano Enrico Pieranunzi. Il repertorio del maestro e compositore, ricco di atmosfere etere e armoniose, sembrava nato apposta per ritrovare una vita nuova negli arrangiamenti ricchi e ariosi di un'orchestra così stratificata. Un risultato favoloso che ha rapito il corpo e la mente del pubblico presente, un pubblico delle grandi occasioni, accolto dai saluti del presidente del Jazz Club, Gianni Azzali, che ha ringraziato l'editrice di Libertà Donatella Ronconi per l'ospitalità e per l'amicizia, un rapporto sincero che dura ormai da 13 anni. Ogni volta che veniamo qui con il Piacenza Jazz Fest è una festa, perché è di solito la prima serata e anche l'ultima, nel senso che facciamo qui anche la chiusura con un buffet, eccetera. Quindi questo è un posto che ci accoglie sempre benissimo. Quando uno entra si sente a casa, questo è importante. Si sente a casa anche perché voglio ringraziare un'amica del Piacenza Jazz Fest, che è la dottoressa Ronconi, che da 13 anni è nostra amica, ma proprio amica, eh? Il Jazz Fest è partito col piede giusto, insomma, con un caleidoscopio di ritmi e di sonorità che la dice lunga sulla qualità e la varietà del cartellone. Un programma ricchissimo che prosegue in settimana con 8 appuntamenti, tanti dei quali gratuiti. Si possono rintracciare sul sito piacenzajazzfest.it. L'evento da cerchiare è questo sabato alle ore 21:15, quando i pianisti Danilo Rea e Ramin Barami duetteranno sulle note di Bach al Teatro Municipale. Il concerto delle Rotative si potrà invece rivedere su Telelibertà questo sabato 27 febbraio alle 20:20.